Bentornati negli studi di Obiettivo News per una nuova puntata di Due Quattro Ruote Passione Motori. Passiamo dalle due ruote alle quattro ruote, infatti oggi parleremo di rally. Siamo in un territorio dove il rally è molto sentito, una terra di motori, si avvicina anche la nuova, il rally di casa che si terrà il 25 e il 26 febbraio, il Ronde del Canavese. Abbiamo qua ospiti due piloti che hanno fatto, diciamo, la storia di questo rally perché hanno preso parte a tantissime edizioni. Con noi Gianluca Tavelli e Ciao. Nicolò Gottellero. Ciao. Saranno qua, no, con noi oggi per parlare di rally e per raccontarci la loro esperienza. Intanto benvenuti. Grazie. Tu Gianluca hai una storia lunga alle spalle, iniziato nel 2010. 2008 la prima gara. Nel 2008. 2008 proprio ad Andorra, quella gara che abbiamo appena La finito. prima gara che avete fatto questa, la scorsa, Sì, questo scorso questo fine. weekend. È una gara che ci sono molto affezionato, anche perché l'ho fatta anche quella quasi sempre come il canavese, e poi da lì diciamo che ne abbiamo passate tante. Prima ho iniziato a correre con un altro ragazzo, Giorgio, e poi con lui abbiamo fatto veramente più di un centinaio di gare assieme. Sì, infatti le tue sono, cioè, sono tantissime le partenze, 150 partenze, 52 vittorie di classe. Sì, non ho tenuto conto, però Ci sulle siamo partenze ci siamo. informati. Anche di più. Hai partecipato anche a due gare del WRC nel Sì, 2017 in Catalunya e nel e in 2019 Germania. in Germania. Com'è stato prendere parte a una gara mondiale? Beh, sicuramente sono esperienze bellissime, non a livello di risultato finale vero e proprio, perché comunque uno va con la prospettiva di divertirsi e di finire la gara, quindi la classifica si guarda poi solo sempre alla fine, però a livello di esperienze stupende, assieme allo Janner che abbiamo fatto, che è una gara di europeo, che abbiamo fatto forse, mi pare, l'anno prima, 2015. e sono state esperienze che vorrei replicare, mettiamola così. Sì, certo, un contesto totalmente cioè, internazionale, quindi una vetrina molto importante. Restando in tema nazionale, tanti sono i rally ai quali avete preso parte, Rondo del Canavese, Città di Torino e tanti altri. Sì, diciamo che a livello nazionale, beh, a livello piemontese penso che prima uno, poi l'altro, ma comunque li abbiamo fatti, presumo, quasi tutti. E poi abbiamo fatto gare, quando abbiamo fatto assieme le gare di RC, che si andava anche a correre in Toscana e cose, e limitrofe lì. E poi diciamo che ne abbiamo fatte tante. Sì, il rally comunque è una disciplina che appassiona tantissima gente perché tantissime sono le persone che vengono a farvi il tifo durante le manifestazioni. Cosa si prova a guidare una macchina da rally? Beh, a me piace molto, poi ne ho fatto diventare anche un lavoro, quindi diciamo che ho unito le due cose. E, boh, mi piace perché è più improvvisazione rispetto ad esempio a come potrebbe essere una gara in pista, ci sono più variabili, il tempo, la strada, e quindi diciamo che è quello che ti porta a improvvisare un po' di più, a essere un po' più dentro l'abitacolo in due, appunto, per cercare di venirne fuori il meglio possibile. Tu corri con più macchine, quindi hai più macchine con le quali corri, quindi due macchine o più macchine comunque con delle prospettive, con delle caratteristiche diverse. Con quale ti trovi meglio? Beh, diciamo che le gare in cui ho corso molto di più anche a livello di numero di gare e quindi logicamente anche a livello di risultati sono state sicuramente al primo posto la C2, R2 con cui mi sono tolto tante soddisfazioni, forse anche perché avevo un po' meno testa e quindi diciamo che è quella che mi rimane più impressa, assieme al 208 R2B, anche quello nel 2016 quando abbiamo vinto sia IRC che il trofeo Peugeot. E poi vabbè, logicamente in questo momento sicuramente c'è la Skoda, l'R5, che è sicuramente la macchina con
che ho potuto guidare migliore e più performante e sicuro anche più divertente, però ogni tanto bisogna guardare principalmente il lavoro e poi diciamo che tipo come abbiamo fatto domenica ho corso con cosa mi è rimasto, Certo. che era sicuramente una macchina nuova che volevo provare, che anche lei è molto divertente. Sì, perché tu sei anche preparatore. Sì, abbiamo delle macchine sia la Skoda che Clio, che il Peugeot che noleggiamo. Quindi unisci la passione per la guida alla passione per la meccanica vera e propria, per Assolutamente la sì. preparazione della vettura. Tu, Nicolò, invece sei navigatore da quanti anni? Io ho iniziato nel 2010 a Bagnolo con lui e è nato forse più per gioco, nel senso di provare una volta. E poi nel 2011 mi ha fatto un grande regalo di farmi provare a guidare a Canavese con la Panda. E poi da lì in realtà poi abbiamo proseguito a correre insieme. Ormai sono diversi anni che corriamo insieme, per di più siamo anche amici, oltre l'abitacolo facciamo altre cose assieme, quindi forse proprio bello è anche quello che Certo. ci ha unire, lì ci ha unito, ma in realtà poi anche al di fuori dell'abitacolo. Qual è la difficoltà del tuo ruolo? Ma il mio ruolo è importante tanto quanto il Certo. suo, nel senso che si è in due. E come io mi fido ciecamente di lui, lui si deve fidare ciecamente di me, e anzi forse è più lui che si deve fidare di me, perché se io sbaglio una nota piuttosto che rischiamo di fare dei danni. Quindi sicuramente è un ruolo importante, bisogna essere molto precisi, pensare a cosa si fa, non sottovalutare niente, e ogni gara è un modo per imparare una cosa nuova e quindi serve sempre imparare, ecco. Certo, poi vabbè, tanti rally sono conosciuti, le tappe sono conosciute, magari delle altre nuove, c'è anche uno studio alle Sì, spalle. bisogna prepararle bene. Certo, tipo la Ronda del Canavese sono diversi anni che la provo uguale, ormai le note sono quelle, quindi sia io che lui siamo più tranquilli forse nel farlo. La gara nuova è tutta nuova, Certo. quindi dalle ricognizioni alla stesura delle note alla gara è tutto un po' diverso. Certo, quindi poi una grande affinità, come ricordavi tu, tra il pilota e il suo Sì, navigatore. esatto, che man mano, gara dopo gara, cresce, si cerca di portarla sempre più in alto. Quindi il vostro binomio è un binomio storico, nel senso da quando avete iniziato praticamente che correte insieme. Tu, Nicolò, vuoi anche ritornare, ti piacerebbe tornare invece a fare il pilota? Ma al momento no, nel senso che mi trovo bene sul sedile di destra. E cerco di appunto imparare sempre cose nuove e perfezionarmi nelle cose che so già fare, ma sul sedile di destra, quindi per adesso no, sicuramente. Le prospettive future, il rondo del Canavese hai detto che non lo farai? No, la Ronda del Canavese purtroppo è già il secondo anno che non riesco a partecipare perché, come ho detto prima, c'è prima il lavoro e quindi ho le macchine tutte noleggiate, quindi mi toccherà lavorare alla Ronda del Canavese. Ci sarai comunque sotto un'altra veste. Sì, assolutamente, che però pur sempre mi piace, mettiamola così. Sì, è un ruolo decisamente importante, anche quello del soprattutto quello del preparatore, che per dare comunque dare una macchina competitiva e preparata al meglio, c'è bisogno comunque di un buon lavoro anche alla Sì, base, di tutti, mettiamo così, il rally è un po' uno sport che è fatto da molte persone, tutte messe insieme, deve funzionare tutto bene, no? come ha È che detto lui prima, spesso si vedono comunque le macchine e e non si vede si pensa a tutto il lavoro che tutto c'è il dietro. dietro, quindi dal primo fino all'ultimo sono tutti importanti allo stesso modo, perché se manca un tassello manca il risultato finale, quindi si cerca di fare il meglio che si può, sia chi sta sotto la tenda, mettiamola così, e sia chi sta in Certo. macchina, entrambi, perché come ha detto lui, sono entrambi sullo stesso livello, perché tolto la gara che può essere di casa, che uno la può conoscere di più o di meno, ma se uno va a fare gare lunghe, sono esattamente allo stesso livello, perché è impossibile da sapere la strada o ricordarsi la curva Sì. o altro, quindi È un lavoro diciamo sì. d'equipe, di squadra. E le giovani leve che si vogliono avvicinare al mondo dei rally, cosa vi sentite, voi ormai siete veterani, cosa vi sentite di consigliare loro?
Ma diciamo che il consiglio è quello sempre di partire dal presupposto di divertirsi, perché se devo essere sincero, ultimamente stando dall'altra parte molto di più Certo. che in gara vedo sempre gente che pensa di più forse alla foto o a cose, ma L'apparire. in realtà il divertimento lo mette forse al secondo piano, perché Forse comunque non c'è tutta quella passione forse sì, c'è più apparenza che non passione, per una mia opinione, cioè nel Certo, senso poi ci sì. mancherebbe, non è sicuramente così. Però sicuramente bisogna divertirsi, poi i risultati, se uno si diverte, secondo me ne vengono fuori. E tu, Nicolò? Io ai giovani posso dire che devono soprattutto divertirsi, come dice lui, sì, non bruciare le tappe, nel senso bisogna crescere, quindi partire con la macchina più piccola, fare gli step, gare magari più piccole fino ad arrivare a gare con più chilometraggi, imparare, avere anche l'umiltà di imparare, non sentirsi già bravi, fenomeni importanti, conosciuti o famosi, e sicuramente facendo un po' di gavetta, diciamo così. I risultati sicuramente arriveranno e saranno frutto del lavoro proprio, nel senso non perché sono arrivati dal caso, ma Sì, certo. perché si è fatto qualcosa per farli arrivare. Sì, certo. Tu il ronde invece lo Sì. Io il farai? ronde lo farò con Cristian a Milano, come già lo scorso anno, cercheremo di fare bene, di divertirci in primis. E perché anche se è la gara di casa, quindi pressioni varie, non importa, l'importante è divertirsi. Poi Certo. se arriverà un buon risultato, bene, se non arriverà, pazienza, e tanto non è quella gara che ci cambia la vita e quindi ci vediamo a fine febbraio. Perfetto, vi ringrazio ragazzi di essere stati i Grazie nostri a voi. ospiti e Grazie mille. noi ci vediamo ad una prossima puntata.